sente una voce allegramente, una voce allegramente dello spazzacami. S'affaccia alla finestra una bella signorina con voce graziosina, chiama lo spazzacami. Prima lo fa entrare, permesso, e poi lo fa sedere, prego. Gli da mangiare e bere allo spazzacami, che dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto, gli fa vedere il buco del camino. Mi spiace giovanotto, se il mio camino è stretto, povero giovanotto, come farà a salire? Non dubiti, signora, son vecchio del mestiere, so fare il mio dovere, su e giù per il camino. E dopo 4 mesi la luna va in crescendo, la gente va dicendo dello spazzacami, e dopo 7 mesi la mamma prepara le fasce per il bambino che nasce dallo spazzacami. Dopo 9 mesi è nato un bel bambino, assomigliava tutto allo spazzacami. Lo porteremo in chiesa San Martino, gli metteremo il nome dello spazzacami. E dopo 5 anni andava in bicicletta, portava la giacchetta dello spazzacami. E dopo 50 anni il bambino è cresciuto, va ancora cercando il buco del camino. E dopo 100 anni il bambino è muto, sta tutto dentro al buco, il buco. Spazzacamino.